Incontro con, siamo in compagnia dell'assessore regionale Paolo Gatti che ci ospita qui nella sede di Teramo. Ben trovato, Ben assessore. arrivati. Assessore, com'è nata in lei la passione per la politica? Ma è nata un po' ai tempi del liceo, candidandomi alle elezioni studentesche, venendo eletto, insomma, a scuola per rappresentare gli studenti. Poi, ho interrotto durante l'epoca universitaria, però insomma ero interessato molto alle vicende di Teramo, in particolare della mia città e poi insomma alla politica in generale, probabilmente anche perché mio padre l'ha fatta politica, quindi poi ecco nel 98, appena laureato, decisi di candidarmi al comune, insomma avevo veramente un fuoco dentro, una grande passione. Nel 2008 lei è anche tra i fondatori dell'associazione Futuro In. Sì, era un momento di cambiamenti politici, in quel periodo di creazione di un grande contenitore di centrodestra, il Popolo della Libertà, e quindi insieme a alcuni amici, tutti ragazzi insomma eravamo all'epoca, pensammo di fondare questa associazione come elemento di partecipazione, di innovazione della politica. Infatti significava dentro di noi idee nuove, insieme, innovazione e credo che insomma l'associazione abbia svolto un buon lavoro e abbia partecipato diciamo, al processo di fondazione del Popolo di Libertà e abbia anche svolto un'opera importante di avvicinamento alla politica e alle istituzioni di tante persone che oggi si ritrovano a fare i consiglieri comunali, gli assessori comunali o provinciali. Quindi insomma ha funzionato e ha contribuito a portare persone nuove in campo politico. Ecco, in un'attività così densa, lei trova tempo anche per coltivare degli hobby? Quindi. No, nessuno, qualche hobby lo avevo, ma attualmente non riesco a fare niente. Ecco, seguo un po' il calcio, la Formula 1, la domenica quando si sta a casa in famiglia, ma altrimenti no, nessun hobby. Per quanto riguarda i social network, lei è su Facebook, è molto attivo. Sì, io sono su Facebook, l'ho fatto perché facendo una vita particolarmente complicata e di corsa, quindi non si riesce ad assicurare la propria presenza fisica in tutti i luoghi, a tutte le ore, tutti i giorni, è un modo per comunicare, è un modo per rendersi facilmente avvicinabili dal cittadino. Infatti tantissime persone da tutto Abruzzo mi scrivono nella posta di Facebook, anche non conoscendomi, non conoscendoci personalmente. Quindi è uno strumento di lavoro utile sia per far conoscere le cose che faccio e che facciamo come regione, e sia per un'interattività, cioè persone che ti chiedono delle cose, delle informazioni e tu puoi dare risposte. Certo, lei cosa si sente di consigliare a dei giovani che volessero intraprendere la carriera politica? Intanto mi sento di consigliargli di farlo, anche se in questo momento la politica ha un livello di credibilità molto basso, i cittadini sono per certi versi a ragione particolarmente stanchi o disillusi. Io suggerisco ai giovani di farlo perché fare politica è un grande servizio che si fa alla comunità. Abbiamo bisogno di forze nuove, idee nuove, persone nuove che ovviamente all'inizio metteranno entusiasmo, avranno meno magari competenze, meno esperienze, però credo che non ci sia niente di più civile dell'impegno politico. E forse questo ci potrà aiutare a riscoprire il valore della politica e distinguere e dire che ci sono politici di buona qualità e politici di non buona qualità o addirittura in alcuni casi persone che non dovrebbero frequentare la politica. Ma la politica in sé sarebbe una cosa molto bella, molto nobile e molto alta. Certo, in questi anni sicuramente le saranno capitati diversi episodi, carini, simpatici, altri meno. Ci puoi raccontare qualche aneddoto che le è rimasto No, non mi impresso? vengono in mente, tante volte con i miei collaboratori parlo e dico, se avessi preso nota di tutto quello che mi è accaduto, avrei potuto scrivere un libro, forse due, di episodi simpatici tantissimi, con i quali sarebbe potuto scrivere appunto un libro. Ovviamente anche episodi antipatici, succedono, però insomma tutto sommato,
Bene, bene, è un lavoro molto interessante e curioso. Poi adesso, ecco, se mi chiedete qualche aneddoto in particolare, adesso non mi viene in mente con la rapidità del momento televisivo, non mi viene in magari mente. Magari qualche personaggio politico che ha conosciuto e che ha avuto piacere di conoscere? Ah, io ho avuto piacere di conoscere, ho il piacere di conoscere sempre tutti, sia diciamo, il livello politico alto, sia il cittadino semplice. Devo dire, ecco, questa forse è una nota positiva per la politica, quando ho avuto modo di conoscere ministri, insomma parlamentari, persone di questo genere, io ho trovato sempre persone molto attente, disponibili, gentili, che non facevano pesare il ruolo. Ho avuto a che fare per via delle deleghe che ho alla regione con il ministro Sacconi, era il ministro del lavoro, il ministro tanto vituperato, il ministro Gelmini, un'altra persona gentilissima, il ministro Meloni, che spesso insomma capita che è venuta a Teramo e verrà anche adesso ad aprire, tutte persone di grande umiltà, di grande disponibilità, che non hanno mai fatto pesare, diciamo, il loro ruolo, e questo è un elemento sicuramente importante. Ultimamente alcune dichiarazioni del vice ministro del lavoro Martone hanno suscitato parecchie polemiche sul fatto che i giovani siano stati da lui apostrofati come sfigati, quelli che non riuscissero insomma a laurearsi entro 28 anni. Lei cosa ne pensa? Penso che in Italia abbiamo una brutta abitudine di non valutare una dichiarazione, una frase in se stessa, ma di vedere sempre chi l'ha detta. Nel caso di specie, se il messaggio è, indipendentemente da chi lo propone, se un ragazzo ha 28 anni e è ancora all'università, forse ha sbagliato strada, il messaggio è corretto. Perché 10 anni sono un tempo ragionevole per poter completare gli studi, fatte ovviamente le eccezioni di chi lavora e studia o di chi magari si iscrive a 25 anni. E il messaggio è questo, 10 anni di tempo sono più che sufficienti per conseguire la laurea in qualsiasi facoltà. Certo, è stato detto in maniera un po' brutale, però è un po' la verità, e in questo messaggio ce n'è anche un altro. Non sempre la fortuna una persona ce l'ha, in altre ce la può avere anche nelle mani, per esempio, in un percorso tecnico professionale, anche perché in Italia c'è una grande carenza di figure tecniche e professionali, non c'è una enorme carenza di laureati. Quindi ecco, io ricondurrei a un indirizzo di carattere generale e poi direi un messaggio positivo. Cioè, quello che conta è che i ragazzi possano, anche grazie alla scuola, tirar fuori i propri talenti, i propri interessi, le proprie passioni. Ciascuno dentro di noi ha qualche talento. La società, la scuola avrebbero il compito di aiutare il ragazzo a trovare quindi questa strada, questi percorsi, queste vocazioni. Questo purtroppo non succede, però io credo che il messaggio positivo sia per ciascun giovane, per ciascun ragazzo, per ciascuna ragazza: cercate di scoprire qual è il vostro interesse, qual è la vostra passione, inseguite quello e su quello provate a costruire la vostra vita. Quindi in qualche modo anche il messaggio mandato dal Premier del posto fisso anche può essere riconducibile a questo che sta dicendo lei? Dunque, quello è un altro argomento particolare. È evidente che ciascuno di noi, per indole umana, cerca di avere una vita tranquilla e quindi dei punti di riferimento molto, molto solidi, e quindi abbia questo genere di aspirazione. Lì non mi è piaciuto l'aspetto, no, il posto fisso è monotono, no, non è questo. Il messaggio di verità è che stiamo in un tempo, viviamo un tempo, un periodo più difficile di prima. Ci sono meno certezze, ci sono meno punti di riferimento e quindi è bene saperlo per potersi organizzare e per poter decidere come costruire la propria vita, appunto sulle passioni, sugli interessi, anche scegliendo di mettersi in gioco, di rischiare. Ecco, questo mi sembra il valore positivo di questo messaggio. Poi, insomma, in questi giorni, con questo governo che pure insomma si sta sforzando di fare delle cose, alcune sta facendo bene, mi sembra che ci siano un po' troppi spot, un po' troppe battute che poi ecco diventano l'argomento di discussione e si sfugge poi dai messaggi invece che devono essere molto chiari da dare a tutti i cittadini e in particolare ai giovani. Ecco, se dovesse terminare domani la sua carriera politica, cosa vi piacerebbe fare? No, dico sempre che non tornerei o non tornerò
quando sarà a fare l'avvocato. Faccio sempre la battuta, dopo questi 12 anni, dopo quello che ho visto e dopo tutte le difficoltà in cui mi sono imbattuto, potrei fare anche l'astronauta, ovviamente un'esagerazione. No, onestamente non lo so, non mi pongo il problema, anche perché tutto sommato sono ancora abbastanza giovane, ho 36 anni, spero di potermi riproporre dignitosamente al giudizio degli elettori e spero che non mi mandino a casa troppo presto. Penso di poter dare ancora qualcosa, di avere ancora entusiasmo, voglia, determinazione sufficienti, e spero anche di accorgermi un minuto prima del momento in cui magari i direttori stanno per dirmi: guarda, ora basta, e quindi accorgendomene un minuto prima, insomma, evitare di essere sanzionato elettoralmente in maniera negativa, che sarebbe una cosa, insomma, molto spiacevole. La ringraziamo per questa intervista. Crepi lupo, crepi stramazzi, e gli prendo un colpo secco.